Emiddio Nardini, candidato sindaco di Ascoli del centro-sinistra, un voto elettorale molto pesante. Direi assolutamente non equivoco. Gli ascolani, dicevo prima, hanno scelto così e va rispettato chiaramente la scelta degli ascolani. Fatti i complimenti a Fioravanti per la nuova vittoria. Poi, diciamo, ecco, quello che ho detto prima, che probabilmente non lo so, troppo presto per una proposizione come abbiamo fatto noi di partecipazione per richiamare tutti gli ascolani, più possibile, a interessarsi della propria città. Va bene, forse non è stata capita, non siamo stati bravi noi. La sproporzione di mezzi è stata evidente, questo è un fatto, no? In campo. Sì, beh, si è visto chiaramente anche l'approccio alla campagna elettorale, che da una parte è cominciato mesi. È cominciato già a Natale, quando hanno consegnato 20.000 calendari con una vota Fioravanti, insomma. Questo va bene. Così è. Ma se questo viene, diciamo, in qualche maniera accettato, vuol dire che gli ascolani hanno qualcosa, per conto mio, qualcosa da rivedere. Ovviamente per la parte che ha vinto è il successo che hanno meritato con l'amministrazione e con la campagna elettorale che hanno potuto fare. Noi con i pochi mezzi, certo, ci aspettavamo qualcosa di più, questo è sicuro. Dopodiché va riconosciuto. Il risultato è un po' anche in controtendenza rispetto al dato nazionale che ha visto Elif Line avere e il PD avere addirittura dei numeri importanti. Vanno viste, diciamo, dati studiati un attimo, il fatto che anche qua ad Ascoli ci sono stati quasi più voti per il PD che per poi, diciamo, la mia candidatura, qualcosa fa pensare, insomma. Pronti all'opposizione? L'opposizione che sarà, l'abbiamo già fatto, adesso però un'opposizione vera, compatta, perché non ci sono equivoci in questo senso, è un'opposizione critica, costruttiva come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Molto più efficace perché saremo di più e proprio le basi per tra 5 anni ripartire in maniera diversa, ovviamente si spera in maniera